grandi ricordi, perché è un lungo percorso di organizzazione di grandi mostre, ma Volli come prima mostra, riuscì a fare la prima mostra a Roma all'Accademia di Spagna con Miro, che è sempre stato il mio artista preferito. Portarlo a Napoli è motivo di grande orgoglio, superando tante difficoltà burocratiche e logistiche, ma soprattutto di portare una mostra di altissima qualità. Il doc sta nel raccontare attraverso 80 opere e 15 fotografie, raccontare quello che è il percorso artistico di Miró lungo 6 decenni, cioè dal 1924, con il primo segno che vedrete come prima opera della mostra, Ballerina, opera straordinaria e piena di significati proprio nella logica del linguaggio dei segni, che è il leitmotiv della mostra, fino ad arrivare al 1981, Senza titolo, che è un'altra opera che ha ovviamente una sua specificità.